ricordor, mentre il cuore ripete ancor ti voglio amare. Welcome back to Tombadura TV and to the third segment of program one. Again, Rochina tells her story from Montemurro to Melbourne, and Lucio Cociani sings another one of the beautiful songs that we rehearsed during the year, accompanied by Angelo and Dora Marchese. Allora, questa è stata una bella serata, abbiamo visto veramente, sì. Il Natale del abbiamo 2000, visto parecchie puntate del 2012. È vero, Angelo? Sì, sì, hai sì. Cantato siamo pure per Natale. Hai cantato pure Moveno Natale. E io le ho spazzacamino. È stato un grido, non me ne vanno cantata. Un grido. Hai cantato Moveno Natale, lo spazzacamino. Lo spazzacamino, e io sì. E quindi noi siamo qua, qui nella... nel nostro posto usuale, sì, usuale di ogni mercoledì sera, abbiamo ricominciato a fare il posto di tanti anni fa. Abbiamo cominciato a provare le prove. E quindi stasera non sono venuti gli altri musicisti, però verranno. Ma abbiamo fatto qualcosa la settimana prossima. La prossima settimana. Okay. Allora, grazie che siete venuti. Grazie, grazie a te. A te, Tom. Grazie, okay. Sei sempre, sì, sempre gentile. Disponibile. Tenia una sita, si chiamava Rosina. Mo ma lascia questa malandrina, Rosina mia, perché ti sei scontata quando è la fatica, tu dall'ulata della montagna, io sono un albero di castagna, ci salvava la zapparetta e tu rispondendo con la zapparetta. Poi se ne una bascia lungo a dolore, potrei cantare questa bella canzone. Tenia una sita, si chiamava Rosina. Non ho lasciata, questa malandrina. Rosina mia, una barra di castagne di Santa un capito e tu mi hai rispondito la zapparetta se nero mi abbascio a lua d'una potrò cantare questa bella canzone. Rosina si di vo, Rosina si di vo, la gavetta ma scusai un staccione mamma mia. Rosina si di vo, e buon proprio solo non mi è rimasto, ma già cattata una ciuccia con tutto un masso e io mi faccio bella chinta malandrina. Quando si porta un magnato, uomo a saletta arragliato. Rosina si divola, Rosina si divola, la gavenna ma scusai, non sta giorno ma magnato. Rosina si divola, Rosina si divola, la gavenna ma scusai, non sta giorno ma magnato. Well, I've just... been talking to Rochina about the gap between Leonardo's arrival here in Melbourne and the next trio of Montemurese that arrived in 1949, and they were Rocco Iacovino, Donato Marra, sorry, sì, and Francesco Barile. E Francesco Barile. Yeah. Quindi dal 38 al 49, 1949, non sono arrivate Montemurese qui, no, in Australia. C'erano prigionieri qui,
Montemorese, ma non in città, erano in campagna. I prigionieri di Montemorese ce n'erano? Sì, erano 6 o 7. 6 o 7 prigionieri di Montemorese, forse che sono venuti dall'Africa e sono stati prigionieri in Africa? Non ti posso dire da sono venuti. Secondo me sono dall'Africa. Perché parecchi hanno scritto sa, dal campo. E voi gli avete mandato qualcosa? Well, yes, volevano i panni là, per cambiarsi o something, but that's all. Poi quando sono ritornata in Italia e siamo andati a salutare a Port Melbourne, loro hanno detto io sono quello, sa, di sotto e sopra, but no, che ci siamo... Non è che vi siete incontrati? No. Perché erano prigionieri, quindi sono dovuto ritornare. C'era pure Cugno, c'era prigioniere, ma non so... Noi abbiamo visto che... Ma Cugno, quale Cugno? Come si chiamava? Aide, proprio lui. Che sarebbe? La Tana Rondonetta Cugno. Come si chiamava? Non si chiama Francesco. Francesco. Sì, Francesco. Francesco Cugno. Dico Frank perché i figli hanno Frank. Eh sì, che poi c'è il figlio che canta, vero? Quello che... Mimì. A Mimì Cugno è il figlio di Francesco. Well, I think so. Ok. Rocchino, è bello... intervistarti, anche perché voglio fare una domanda. Quanto tempo avete impiegato sulla nave per venire da Napoli qua a Melbourne, quando sei venuta te nel 35? Credo che siamo imbarcati il 25 e il 26 di luglio 1935, siamo arrivati il primo settembre. Il primo settembre, dal 25 luglio, quindi non c'è male, un 37 giorni. 36, 37 giorni. E poi sono venuti qua dopo il 49, sono venuti Rocco, Giovanni e... No, Rocco, Donato e Francesco. E Francesco. Sì, no, io sto parlando del 49, nel 1949, quando sono arrivati i prossimi, Rocco Iacovino, Donato Marra e Giovanni... Francesco Barile. E Francesco Barile. E loro sono partiti quando? Ah, Danas Bay. You don't know how long the trip. I think ci hanno messo loro 24 o 25 giorni. 24 o 25, quindi hanno tagliato dal 35 al 49, è stato tagliato un 12 giorni di viaggio. Yeah. Ok, interessante questo qui. Well, I hope you did enjoy Angel singing a folklore song from Basilicata region. Don't forget that the bigger screen is available now with Smart TV. So tune in tompadulatv.com and enjoy the playlists, the programs and the uploads. Ciao, until the next program.